Ragazzi, io spero a sto punto che diventi una sorta di tradizione, perché sono di nuovo giù col cane e di nuovo devo parlare di un acquisto del Padova. Ok, potrebbe essere l'ultimo, però la speranza è l'ultima a morire, giusto? Ok. Ma un attaccante che tra le altre è stato a Rimini, Reggiana e Parma e Virtus Entella come ultima. Se viene al Padova, viene per segnare? No, perché visto che ho visto il video di Walter ieri, andatelo a vedere, i numeri sono confortanti, però quando il Padova acquista un bomber, c'è la maledizione del bomber nella città del Santo. Si bloccano. Cioè, perché se uno come Cacia, secondo all time come marcatore in Serie B, non ha fatto vedere niente di che. Da noi c'è qualcosa che non va, è una maledizione per forza, cioè. Quindi speriamo bene. Sì, ragazzi, è arrivato Luca Zamparo, perché a volte dico Zamparo, però mi hanno detto che è Zamparo la pronuncio. Intanto il cane va per i cazzi suoi, devi venire di qua, devi venire di qua. E niente, io sono molto molto contento. Contemporaneamente salutiamo, io lo saluto, cioè non è che ha mostrato i gol che volevamo, ma non ce li aspettavamo da lui sinceramente. Michael De Marchi è andato al Taranto, noi prendiamo Luca Zamparo. Devo riuscire a ricordarmi la pronuncia, perché mi viene sempre da dire Zamparo. Vabbè. E gli ho fatto già il benvenuto su Instagram. Tra l'altro, seguitemi. E però ho detto, devo fare il video assolutamente pre Padova Alessandria. Vi avviso, non so se sarò allo stadio a vederla. Però sappiate che ovviamente la vedrò. Assolutamente, e non so se ha già la possibilità di esordire. Io sarei molto contento se dalla panchina comunque entrasse. Oh, non si sa mai, magari entra e segna, sarebbe un esordio da sogno. Neanche Tordini ci è riuscito, ma poveretto Tordini contro il Mantova, difficile. Comunque, io niente, volevo dare una piccola analisi, cioè uno che è diventato uno dei più grandi marcatori della storia della Reggiana. Cioè, poi ha fatto un'annata dove ha fatto tipo 18 gol, e per noi 18 gol sono tanti, eh. Voglio dire, per esempio, il marcatore più prolifico di questo girone, se non sbaglio, è Fumagalli. Dovrebbe essere tipo 11, 12. Ok, che magari sono categorie diverse. Però, ragazzi, abbiamo un attaccante che io, cioè, finché sono al Padova, i giocatori, io li supporto sempre al massimo. Però c'è da dire che le statistiche sono aberranti. C'è un attaccante che segna un gol in 13 partite. E l'altro che, se non avesse segnato con la Triestina, e ha sbagliato il rigore l'ultima volta, direi che saremmo lì più o meno, eh? Speriamo che Zamparo possa darci quei gol che mancano. È arrivato anche Crisiti, che vi ho fatto il video, sono molto contento. E sì, non vi ho detto nulla del calciatore, comunque un attaccante, 1,90 m, classe 93, se non sbaglio, tipo coetaneo di mio fratello, immagino. Va per i 31, se non sbaglio, quindi quest'anno. E comunque ha giocato in piazze importanti, ve l'ho detto prima, Rimini, Parma, Reggiana, Virtus Entella. All'inizio con la Triestina, lui è friulano, e anche col Varese, se non sbaglio.
All'inizio le primavere erano con il Porto Gruaro, se non mi ricordo male di aver letto così. Comunque sono molto contento, io gli do il benvenuto. Vedremo se il calciomercato con l'acquisto suo, che tra l'altro è prestito con diritto di riscatto e l'obbligo scatta per la promozione in Serie B ovviamente, e la cessione di De Marchio, vediamo se il mercato bianco scudato è chiuso qui. Fatemi sapere la vostra nei commenti, mi piace, commento, condividete, seguitemi su tutti i social, TikTok, Telegram, Instagram e chi più ne ha più ne metta, anche Threads. E niente, iscrivetevi al canale ovviamente e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, un buongiorno bianco scudato a tutti.